Dopo il forfait della cantante Amy Winehouse, costretta ad annullare l'intero tour europeo per problemi legati alla dipendenza da droga e alcohol, gli organizzatori del Lucca Summer Festival pensano a come riempire la casella ormai vuota del 16 luglio con un nome altrettanto grande. Tra i più papabili, Prince, impegnato però lo stesso giorno in una performance all'Umbria Jazz. Gli organizzatori non si danno per vinti ed annunciano attraverso il comitato d'onore della manifestazione una grande iniziativa benefica che aggiunge prestigio alla già formidabile esibizione di Sir Elton John, l'edizione 2011 di Campioni del Cuore, presentata dal socio fondatore dell'associazione Via Regina, Marcello Lippi. E abbiamo scelto forse il personaggio più prestigioso, no? Elton John, con 300 posti di VIP, con una serie di privilegi molto importanti che giustificano il prezzo abbastanza elevato del biglietto, ma soprattutto lo giustifica la beneficenza. Un pacchetto del costo di 300 euro per contribuire alla costruzione del padiglione del centro trasfusionale pediatrico di Kimbondo presso Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Un summer dal cuore d'oro dunque, ma con qualche sassolino nella scarpa. Il sostegno inesistente alla manifestazione da parte della regione toscana, che lascia il presidente onorario del comitato, il giornalista di fama internazionale Alan Friedman, con qualche dubbio. Io sono andato a Firenze con Mimmo D'Alessandro e altri a chiedere alla regione di sostenere una cosa che per la Toscana è la più importante manifestazione. Invece cosa fa la regione? Dà piccoli contributi a manifestazioni irrilevanti e marginali vicino a Firenze, dove forse si prende più voti, sarebbe una mossa elettorale di dare contributi lì e non a Lucca.